Inizialmente pensavo oggi di portarvi un semplice tag con le domande, ma il destino mi ha portato a incrociare un book tag che secondo me è adattissimo a questo periodo. Il book tag che vi porto oggi è il Quarantena Book Tag. Credo che vi sarà molto utile sia come consigli di lettura sia come divertimento. Se poi deciderete di utilizzarlo anche voi, andate a cliccare qua sotto sul profilo Instagram di Silvia Felice con un libro, da cui ho tratto ispirazione. È lei l'ideatrice del tag, quindi taggate lei e se vi va anche me. Qua sotto troverete anche nell'info box tutti i link delle recensioni che ho fatto, se ci sono, dei libri che porterò in questo book tag. Quindi mi raccomando, cliccate, recuperatele e fatemi sapere in un commento poi cosa ne pensate dei singoli libri. Il virus, un libro diverso e poco conosciuto. Come semplificarsi la vita di Denise Katz. L'ho letto l'anno scorso, in occasione delle pulizie di primavera, tra l'altro, e mi è stato estremamente utile per capire come organizzare la casa, come fare ordine, come fare pulizie. Credo che in questo periodo, nel quale metà di noi perlomeno si sta organizzando il tempo libero che ci è stato donato gentilmente per fare le pulizie di casa, suppongo che questo libro, per quanto poco conosciuto, vi possa essere estremamente utile. Lavarsi le mani, un libro che tutti dovrebbero leggere. I no che aiutano a crescere di Asha Phillips, un saggio pedagogico e psicologico anche perché si parla di una fascia infantile che va dagli 0 anni fino all'adolescenza e oltre, nel quale si va ad analizzare appunto i no, quando è necessario dire di no, spiegare il no, come far fronte alle innumerevoli richieste di vario genere dei bambini. Penso che possa essere utile a tutti, sia per i genitori, sia per insegnanti o comunque chi ha a che fare con bambini, ma anche chi non ha ancora a che fare con i bambini perché si presuppone che prima o poi succederà. Ho trovato molto intelligente come lettura La casa, una bella saga familiare. Io non amo le saghe familiari, perciò ho deciso di reinterpretare questo punto come una bella saga. Il senso c'è, ecco. E vi porto oggi una saga che io ho amato tantissimo, ma che ho amato inaspettatamente perché davo per scontato che fosse una saga poco intrigante. La saga di Evernight di Claudia Gray. Questo è il primo volume, i volumi sono 4 più uno spin-off. Se mi seguite da un po' sapete che io l'ho adorata come saga. È una saga urban fantasy. Inizialmente io credevo che fosse praticamente uno specchietto per le allodole che ricalcasse gli urban fantasy più famosi dell'epoca. Invece è risultata essere una saga, oltre che molto piacevole da leggere, anche piuttosto fantasiosa come trama, quindi consigliata per gli amanti del genere. La Stesa, un libro lungo d'avventura, uno dei miei libri preferiti. Il domani che verrà di John Marsden. In realtà questo sarebbe un distopico, un futuro distopico, però io trovo che sia un'avventura dei nostri giorni, perché alla fine parla di questi adolescenti che si ritrovano in una situazione allarmante nel quale non sapevano di poter finire, che in realtà poi ricorda moltissimo la situazione in cui siamo ad oggi. È il primo di una saga di tantissimi libri, all'epoca mi ricordo che erano 7, adesso credo che ne siano usciti altri, ma in Italia è uscito solamente questo. Tra l'altro c'è anche un film tratto da questo libro, ma se volete saperne di più cliccate sulla recensione qua sotto. Un libro veramente consigliatissimo, l'ho letto 2 volte, più avanti lo rileggerò ancora perché è uno di quei libri che non mi stufo mai di leggere, veramente bello, entusiasmante, avventuroso, quindi ci sta alla perfezione per questa definizione. Il cane, un libro per evadere. Coraline di Neil Gaiman è stato oggetto della mia scelta perché mi ricordo che quando l'ho letto mi ha talmente inquietato il mondo di Coraline che non ho fatto altro che addentrarmici sempre di più, non riuscivo a staccare gli occhi dalle pagine perché ero talmente dentro a questa visione del mondo oscura, spaventosa, che sono evasa appunto dal mondo circostante. Quindi, le ricerche su Google, un libro che fa pensare alla situazione attuale. Sarò ridondante perché sia su Bookstagram che su BookTube che dappertutto tutti stanno parlando di questo libro perché effettivamente rispecchia alla perfezione la situazione in cui siamo adesso. Cecità di José Saramago. Che dire, questo è un futuro distopico, in realtà non si capisce bene in quale periodo sia ambientato questo romanzo, ma è veramente terrificante, ma soprattutto ti fa pensare tantissimo, ma proprio tantissimo, alla situazione attuale. Consigliato, un libro bello quanto agghiacciante, veramente bellissimo.
Il vaccino, il libro con il finale più emozionante. A me i finali emozionanti piacciono tantissimo. Ho cercato di rifarmi alle letture più recenti che ho fatto e infatti sarà un po' ripetitiva e ridondante perché questo libro è la terza volta che lo porto sul canale negli ultimi mesi. L'orribile karma della formica di David Safir. Questo finale mi ha emozionato tantissimo proprio dalla lacrimuccia. Non me l'aspettavo perché comunque come genere di libro è più humor, però la morale di fondo e il finale in sé sono veramente toccanti perché ti fanno riflettere non solo sui personaggi della storia di fantasia, ma anche sulla tua situazione morale, psicologica, e quindi addentrandoti appunto in questa storia non puoi fare altro che emozionarti sul finale. Io non faccio spoiler, ma comunque la recensione la trovate qua sotto. I Medici, un libro che dà speranza e cura le ferite. Donne che amano troppo di Robin Norwood. Anche questo libro l'ho già portato un'altra volta in questo canale, mi è piaciuto tantissimo. Non è per tutti, nel senso che è più incentrato sulle donne chiaramente, anche se anche gli uomini dovrebbero leggere. Però effettivamente questo manuale, se letto con coscienza, ti apre gli occhi sulla situazione nel quale la donna è ad oggi, nel quale era ieri, e soprattutto ti aiuta a uscire da determinate situazioni, anche situazioni nel quale magari prima di leggere questo libro non pensavi di essere. La solidarietà, un libro che dà forza. Io è dall'inizio della quarantena che penso costantemente, nello stesso modo della protagonista del libro che vi sto per portare, di cui non troverete la recensione perché si tratta di una lettura che ho fatto prima di aprire il canale, Pollyanna di Eleanor Porter. E dall'inizio della quarantena dicevo che io continuo a dire facciamoci prendere dalla sindrome di Pollyanna. Pollyanna è famosa per essere una bambina sfortunata che trae il positivo da qualunque situazione, anche dalla peggiore, e quindi penso che dia forza solo per il fatto che ti lancia un messaggio psicologico e un suggerimento da cogliere appieno per vivere ogni giornata alla giornata come se appunto questa situazione che ci è piovuta addosso non ci toccasse più di tanto. Fare in modo che anche nella vita quotidiana che dobbiamo ricostruirci ci sia comunque una cosa bella al giorno, almeno una cosa bella in ogni situazione che ci capita. Davvero consigliato, oltre a essere un classico per ragazzi che è davvero bello da leggere, è molto piacevole, il tipo di scrittura comunque è scorrevole pur essendo molto datato come romanzo, quindi consigliato. E questo era quanto, spero che questo book tag vi sia piaciuto. Qua sopra trovate tutti i link utili per ritrovarmi sui vari social, contattarmi, commentarmi e sostenermi. Se questo video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su, e se vi piace il mio canale, il mio format e i format che faccio, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video domani, perché ho dovuto appunto in occasione del book tag consueto del 6 ho dovuto spostare il Danza con Gio che sarebbe dovuto essere oggi a domani, quindi ci vediamo domani con Danza con Gio, e invece il prossimo tag sarà appunto il 6 maggio, come vola il tempo. Ci vediamo al prossimo video, un bacio, ciao!